Firenze è una finestra sul mondo. Da sempre la città è annoverata tra le più belle, ma quest'anno ancora di più. La ripartenza fiorentina passa anche dal Golden Gala a Pietro Mennea, che cambia casa e che domani sera si svolgerà allo stadio Luigi Ridolfi. Una prima volta con tanti padroni di casa, dalla Rissa Iapichino a Leonardo Fabbri, passando a Gianmarco Tambelli. Orgogliosamente Firenze è stata al centro del mondo dell'atletica e dello sport mondiale in oltre 160 paesi, ospitando per la prima volta nella storia il Golden Gala, un evento a poche settimane dalle Olimpiadi che ha tutto il gusto delle Olimpiadi e del grandissimo sport. Firenze è stata una scommessa per la FIDA, l'accolta subito dall'amministrazione, che domani vivrà dalle tribune del Ridolfi, insieme a altri 1000 appassionati, una grande serata d'atletica. Come ho detto, Firenze è una mia personale scommessa perché ho deciso, veramente sul mandato del Consiglio, di venire a Firenze perché abbiamo visto che c'erano le condizioni migliori. Sono contento perché daremo modo anche a una città come Firenze, che è una culla di grandi campioni dell'atletica, daremo modo agli sportivi, pochi sportivi fiorentini, pochi fortunati, venire a vedere uno spettacolo secondo me straordinario. Gli atleti come la vedono la presenza del pubblico? È un'emozione enorme perché il fatto che sia ospitata nella mia Firenze mi rende orgogliosissima di essere fiorentina e di poter soprattutto poter gareggiare un evento del genere, e poi ci sia il pubblico mi rende veramente al settimo cielo, perché insomma è un anno che non sono più visti gli stadi pieni, o comunque una percentuale pieni come in questo caso, e sicuramente darà una grossa spinta.